Siamo con Magda Petrigliano, legale interno di Garantisi SRL. Magda, che cos'è Garantisi? Garantisi è una società che gestisce una piattaforma tecnologica attraverso la quale è possibile archiviare e gestire in modo assolutamente semplice tutti i tipi di garanzia per il consumatore. E queste garanzie possono essere di diverso tipo: abbiamo la garanzia legale a carico del venditore, la garanzia commerciale o convenzionale del produttore, la garanzia assicurativa oppure di assistenza. Qual è il tuo ruolo in Garantisi SRL? Il mio ruolo all'interno di Garantisi è quello di legale interno. Mi occupo in particolare della gestione legale della piattaforma tecnologica e della gestione di gestire i rapporti con le associazioni dei consumatori e in particolare con Consumer Italia, nostra partner. L'ottobre scorso è stato stipulato un protocollo d'intesa che vede la nascita di un progetto. Di che cosa si tratta? Il progetto ha riguardato l'analisi di più di 1000 siti di retailers, di cui 900 siti e-commerce, allo scopo di verificare il grado di completezza e trasparenza delle informazioni sulla garanzia legale che venivano date dai venditori nei confronti dei consumatori. Il ruolo di Garantisi all'interno di questo progetto è stato quello di fornire gratuitamente un algoritmo che prende in considerazione più di 30 elementi e momenti di possibile informazione sulla garanzia legale. E, attraverso questo algoritmo è possibile calcolare un punteggio che raggiunge il valore massimo di 100, che viene assegnato solo ai venditori che comunicano in maniera chiara e trasparente la garanzia legale nei confronti del consumatore sul proprio sito internet, sul sito e-commerce oppure presso i punti vendita. Nell'ambito del progetto sono state prese dell'analisi, quindi, di questi 1000 siti, sono state prese in considerazione solo le informazioni fornite dal venditore in fase precontrattuale. Pertanto non sono state assolutamente prese in considerazione i comportamenti degli operatori in caso di denuncia di difetto di conformità da parte del consumatore. Quindi hanno formato oggetto di questa indagine solo le informazioni fornite in via precontrattuale nei confronti del consumatore. E com'è avvenuta l'indagine? L'indagine è costituita da 5 fasi. La prima fase riguarda l'analisi che è effettuata da un operatore di consumer. L'operatore quindi visita il sito internet, analizza l'area legale o comunque le condizioni di vendita per andare a individuare quelle che sono le informazioni sulla garanzia legale. Successivamente alla prima analisi c'è un secondo controllo da parte di un secondo operatore appunto di consumer. La terza fase riguarda l'estrazione di un report con tutti i risultati dell'indagine che hanno riguardato quel particolare sito internet. Poi la quarta fase invece ha ad oggetto l'invio della mail, della comunicazione all'azienda via PEC, attraverso la quale appunto si porta a conoscenza l'azienda di quelli che sono stati i risultati dell'indagine, e infine abbiamo come quinta fase la pubblicazione dei risultati, pubblicazione sia sul sito di Consumer, sul sito di Garantisi e sui canali di comunicazione dell'associazione. E quali sono stati invece i risultati di questa indagine? Purtroppo i risultati sono stati davvero scoraggianti, perché dopo 7 mesi di indagine portata avanti e più di 1000 siti analizzati, solo 8 su 1000 comunicano in maniera ottima la garanzia legale di conformità nei confronti dei consumatori. Pertanto, oltre che ovviamente ci sono tutta una serie di aziende che invece non hanno preso ottimo, hanno preso buono, però i risultati ad oggi sono veramente scoraggianti. E quali sono stati i settori merceologici interessati dalla ricerca? Veramente tutti, possiamo dire quasi tutti. Tutti i settori del mercato sono stati analizzati. Ti posso dare qualche esempio: magari possiamo parlare degli orologi, dell'abbigliamento, dell'high tech, prodotti di qualsiasi natura, anche casalinghi, materassi. Sì, tutti sono stati analizzati, hanno formato oggetto della nostra indagine.
E i sex toys c'entrano? Sì, anche quelli hanno riguardato la ricerca, e a maggior ragione per questa particolare categoria merceologica è assolutamente indispensabile che venga data un'informazione chiara e trasparente, soprattutto perché a livello sanitario comunque sono oggetti molto delicati che possono compromettere la salute del consumatore, così come ha sottolineato il responsabile del settore sanità dell'Associazione Consumer nell'ultimo comunicato stampa proprio sui sex toys. E per concludere, vuoi raccontarci qualche altra cosa? Sì, voglio semplicemente ricordare che la garanzia legale ad oggi non viene comunicata in maniera appunto chiara e trasparente, e che c'è proprio una mancanza di consapevolezza da parte del consumatore, in quanto la garanzia legale non copre soltanto alcuni beni come pensa appunto il consumatore medio, ossia non soltanto i prodotti tecnologici comprati come per esempio lo smartphone, il computer sono coperti da garanzia legale. Tutti i beni di consumo che vengono appunto disciplinati dal codice del consumo sono coperti da garanzia legale. In particolare i contratti di vendita di beni di consumo sono quei contratti che hanno ad oggetto questi beni mobili, materiali e immateriali, e sono coperti da garanzia legale. Soltanto alcuni vengono esclusi dal codice del consumo, dal decreto legislativo 206 del 2005, in particolare l'acqua, il gas, l'energia elettrica e i beni venduti dalle autorità giudiziarie. Tutti gli altri beni sono coperti da garanzia legale ed è giusto che il consumatore lo sappia. Grazie a te, Magda, sicuramente continueremo questa bellissima collaborazione. Grazie mille.